Sono 37 i corridori di 5 nazioni a partire da Roma per questa gara in 5 tappe. Corsa parte in linea e parte dietro allenatori. Toccheranno l'Umbria e l'Abruzzo, la Campania e il Lazio, e spesso troveranno la pioggia. Il campione del mondo Okers arriva primo a Perugia e pone la candidatura alla vittoria finale. Durante la marcia verso l'Abruzzo, il cattivo tempo si alterna a periodi di sole, rendendo più dura la prova con l'incostanza del clima. Sulle salite Stan Okers dà spesso battaglia per saggiare la resistenza degli avversari. Quando si aggancia alla moto poi il belga appare scatenato. Ma sulle strade del Lazio l'italiano Bruno Monti attacca a fondo il campione del mondo, impegnandolo in un appassionante duello nel quale il 36enne asso belga deve ricorrere a tutta l'esperienza della sua alta classe per non essere costretto a cedere. Rare sono le pause di questa vivace lotta e quando c'è un po' di sole al rifornimento la tregua per il pasto in sella viene reciprocamente concessa e mai turbata. Sulle strade della Campania la battaglia fra Monti e Okers raggiunge forse il suo vertice. I due fortissimi passisti nella scia delle veloci motociclette sfiorano in certi tratti i 70 all'ora. Il giovane corridore italiano però non riesce a battere il potente avversario, che mantiene prodigiosamente intatte e fresche le sue energie, pur essendo a volte impegnato sino allo spasimo. Sul circuito di Via Caracciolo a Napoli, con generosa baldanza, Bruno Monti tenta di giocare la carta decisiva, ma il campione del mondo la spunta ancora una volta vittoriosamente, riuscendo anzi ad aumentare il suo vantaggio in classifica. Si parte per l'ultimo traguardo, quello di Roma, ed ancora improvvisi e violenti acquazzoni disturbano i corridori, i quali transitano velocissimi sulle umide strade dell'Agro Pontino e per le scivolose vie di Latina. Una pioggia di rotta accoglie i corridori alla capitale e il circuito finale a Caracalla pare insidiosissimo e non sempre consente ai ciclisti di potersi agganciare ai mezzi meccanici. Soltanto Okers prodigiosamente segue la ruota del suo allenatore e taglia vittorioso il traguardo, confermandosi degno della maglia iridata. Tra i premi al vincitore anche un bacio di Silvana.